Fare una buona job description non è sempre semplice perché si rischia di essere o troppo vaghi e generici o troppo lunghi e dettagliati, tanto che le persone si stufano di leggere tutto e cercano qua e là nel testo gli elementi di interesse. La prima regola per una buona job description è la rilevanza, ossia segnalare tutti i dettagli rilevanti per la persona che lo legge e che deciderà se è interessata a candidarsi e se ha le carte in regola per farlo. La seconda regola è la semplicità e la chiarezza espositiva. Bisogna andare straight to the point, diretti al punto, magari facendosi aiutare da una scaletta, come quella che vi propongo qui di seguito, che in modo molto semplice risponde alle classiche domande: chi, cosa, come, quando, quanto, dove e perché. Chi siamo? In poche righe specificare qual è l'azienda e di cosa si occupa. Cosa e perché? Descrivere in dettaglio che cosa si sta cercando e perché. In questo punto è importante specificare il tipo di lavoro, gli obiettivi e le competenze richieste. Se ci sono requisiti sine qua non, come per esempio l'essere madrelingua inglese, è consigliabile specificarlo sia nel titolo della job description, sia nel testo in modo molto chiaro, come per esempio non verranno prese in considerazione candidature che non soddisfano questo requisito, per evitare perdite di tempo nel scrutinare persone che non hanno il requisito richiesto. Poi c'è il come. In questa parte possiamo trovare le condizioni di lavoro e le procedure di selezione. Il quando, in questa parte specificare quando è previsto l'inserimento della risorsa in azienda e se la selezione ha carattere di urgenza. In questo caso è consigliabile specificarlo anche nella job description. Quanto. Questa parte legata al quanto, al salario, non è obbligatoria e dipende ovviamente dalle scelte aziendali. E poi c'è il dove. In questa parte specificare dov'è l'ubicazione del posto di lavoro. Se si parla di grandi città è sempre meglio specificare la zona o l'area geografica. Magari una persona che vive a nord di Roma non prende in considerazione i lavori a sud di Roma per motivi di spostamento. Oppure una persona che non ha la macchina non potrà mai andare a lavorare in un posto non raggiungibile con i mezzi pubblici. È quindi utile specificare il luogo di lavoro. Abbiamo quindi visto in modo molto semplice come poter redigere una buona job description che risponda a queste classiche domande: chi, cosa, come, quando, quanto, dove e perché.